Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Time Travel. La grafica si è nuovamente rinnovata, ma del resto ho un grafico amico davvero eccezionale che, come vede, una grafica che mi si sono fatto da solo, mi manda una mail con la grafica rifatta in maniera un pochino più professionale. Andiamo un attimo sul team di oggi. Beh, il mio criterio di ricerca nel Global Link Rental per questo VGC 18 Battlespot Doubles, chiamatelo come volete, è stato Tyranitar. Ho voluto fortemente cercare un team che utilizzasse nuovamente Tyranitar che, a dirla tutta, mi è un po' mancato. Sia l'anno scorso, che era assolutamente inutilizzabile per via di Groudon e Kyogre, sia quest'anno. Tyranitar è un Pokémon che in VGC ha sempre fatto bene. Per l'appunto c'è stato questo brusco interrompimento, no? Con le stagioni 16 e poi 17, dove ovviamente non è giocabile perché non è presente nel Dex. Qui, che siamo in una sorta di VGC 15, ma anche con i Pokémon di Alola, torna perché può essere molto utile da giocare il Sand insieme ad Excadrill, ma come vedete torna in una veste nuova perché non solo abbiamo il Mega Salamence classico, direi, nei Sand Team per proteggere Tyranitar ed Excadrill non solo dalle mosse di tipo terra, ma anche ovviamente dalle mosse di tipo lotta, ma c'è anche Tapu Lele, perché adesso per riuscire a spaventare i Pokémon di tipo lotta e tenerli alla larga da Tyranitar ed Excadrill potrebbe essere interessante provare proprio Tapu Lele con l'oggetto Zeta Psico, quindi insomma una grande rivoluzione. Rotom, anche Rotom Wash, torna finalmente. È davvero tanto che non lo vediamo e quindi ho voluto proprio provare questo team perché sia per Tyranitar sia per Rotom abbiamo due ritorni assolutamente illustri e poi c'è lui, Snorlax. Bellidram con la Figi. L'ho voluto provare. L'abbiamo già provato in VGC 17, abbiamo visto che funziona, ma l'ho voluto provare in questo Battlespot Doubles VGC 18 per vedere se riesce a reggere l'urto anche con le Mega nel metagame. Che dire, proviamo, proviamo. Allora, United States 1582. Abbiamo sostanzialmente un team da VGC 17 con Lelecoco, Pelipper, Golduck, quindi un Rain, attenzione. Chomp Celestila, beh, qua contro di lui potrebbe fare bene, così ad occhio e croce, Rotom, ovviamente. Dal quale però dobbiamo stare abbastanza attenti da Lele, anche da Coco stesso, insomma. Poi, beh, Celestila non mi tocca, a parte Lich Seed, a meno che non abbia semebomba o gigassorbimento, insomma. Chomp, meno che mai. Quindi, io direi di partire con Rotom, Salamence, voglio partire con Salamence perché così metto in lead un Pokémon sul quale conviene fare una mossa ghiaccio e non una mossa magari acqua, in maniera che poi posso buttare dentro Tyranitar. E poi come quarto io non starei a mettere anche Excadrill, ma quasi quasi butterei dentro Tapu Lele. Che ne dite? Sì, proviamo così. Vediamo, perché questo nuovo, per esempio, matchup di Rain è una cosa nuova per il nostro team, perché prima non c'era un vero e proprio Rain, no? Con un Golduck a sfruttare il suo Sweet Swim, ma con la mossa Z acqua. Quindi sono cambiati un po' i tempi. Noi qua abbiamo azzeccato pienamente la lead, o meglio, forse l'ha sbagliata il nostro avversario, perché Pelipper è più lento di Tyranitar, quantomeno. Noi sappiamo che il nostro Tyranitar è Scarf e molto probabilmente lo sono sempre stati, no? Quindi c'era, non molto probabilmente, c'era un'alta probabilità che in italiano è un'altra cosa. Che fosse Scarf, quindi lui sarebbe potuto partire di Pelipper abbastanza tranquillamente, secondo me. Io c'ho una Hidden Power Ice, tra l'altro, da giocarmi su Garchomp, e me la gioco, poi Mega Evolvo e faccio Tailwind. Tanto quel Celestila io penso protegga davanti a un Rotom e un Salamence.
vedremo. Nel frattempo, godiamoci il nostro viaggio nel tempo nel futuro che ci permette di giocarci la Mega Evo di Salamence. Celestina non protegge, attenzione. Allora, ora mi sarà arrivata Frana, probabilmente. Dragon Claw. Dragon Curio! Che dovrei leggere bene, perché l'ho intimidito e perché poi Mega Evolvendomi riesco a raggiungere una buonissima difesa. Non lo tiriamo giù, nonostante l'HP sia Ice e noi si sia Life Orb, questo mi dice che costui è Life Orb, e qua arriva l'Energy Ball che ci avevamo gufato, arriva anche il drop in difesa speciale, ma abbastanza inutile a questo punto. Io ora però sparo Fulmine e Hyper Voice, e dovrebbe bastare, forse, l'Hyper Voice per tirare giù quel chomp a V. Per un pelo, mi sa. Però adesso il Fulmine Life Orb, Celestina se lo prende. Vediamo se basta. Sì che basta, perché siamo Life Orb. Buona. Siamo in una condizione abbastanza di vantaggio, non solo perché abbiamo due Pokémon più dell'avversario, anche se uno in fin di vita, ma perché abbiamo messo Tailwind, quindi se anche adesso dovesse entrare Golduck Pelipper, noi attacchiamo più veloci con Salamence. Comunque, scongiurata questa situazione, entrano addirittura due Tapus. Allora, prevale ovviamente il campo psico. Considerando che noi abbiamo dietro Tighter, che dovrebbe riuscire a gestire bene Coco, perché mette la Sand, si aumenta la difesa speciale, poi siamo Scarf. A me conviene tirare giù Lele. Io vado di Fulmine più Double Edge, tutto su Lele. Qualora Lele proteggesse e Coco fa da Zingling e me li tira giù tutti e due, beh, io poi dopo entro con il mio Lele e con Tighter e ne riparliamo di questa cosa. Coco protegge, vediamo se arriva la Protect anche di Lele. Sì, buono. Salvo doppio Protect il prossimo turno. Io questo match lo dovrei già aver portato a casa, però stiamo attenti a quello che si dice. Allora, andiamo ancora di Fulmine più Doubleggione. Quindi facciamo sostanzialmente un replay del match. Eccolo lì. La doppia Protect stranamente entra al nostro avversario e qui però lo scenario è cambiato, ragazzi. Non è che faccio marcia indietro, ma io ho detto chi se ne frega, no? Prima se ci fa da Zingling mezzo li tira giù. Perché se l'avesse fatto il turno prima senza beccare la doppia Protect, noi avremmo avuto ancora Tailwind. Adesso invece la situazione è cambiata, perché beccando lui l'infame doppia Protect, noi ce la dobbiamo giocare in maniera differente. Te renditene conto. Allora, perché io adesso mi devo arrischiare una Frana, quando magari ne avrei fatto volentieri a meno. Ah. Andiamo Psychic su Coco e Frana. Viva le doppie Protect! Con Tighter io penso che saremo più lenti di Coco, perché se non ricordo male era più lento da Scarf di Crobat e Aerodactyl, quindi... ma magari ricordo male. O magari quel Coco è Modest. Via, vediamo se abbiamo beccato un flincettino. Giammai. Attenzione, perché se adesso ci arriva il Moonblast sull'Ele, noi potremmo averla persa questa partita, eh? Ovviamente a lui entrano le doppie Protect, a me guai un flinch. Mi bastava uno, eh. Allora, puntiamo tutto su una Spittai, ragazzi.
a chi entra prima Moonblast vince. Io sono Timid 252. Lui ha attaccato prima di me, quindi lo è anche lui. Abbiamo notato che protegge, quindi non è Scarf. Beh, vediamo di perdere questo match. Metto il pennino sul tavolo. Ale, la mossa. Arriva la mossa Psico. Beh, abbiamo perso, probabilmente, perché noi non reggiamo la mossa Psico adesso. Questo match per una doppia Protect ed una Spittai. Vabbè. Prendiamola con filosofia. Bravo, GG, meritatissima. Assolutamente skill la tua. Haters, mi raccomando, dite che sto rosicando, così aumentate il volume di commenti sotto al video e mi fate, tra l'altro, un favore. Ma la realtà dei fatti, beh, è un'altra, non è che sto rosicando, sto semplicemente, insomma, facendo la cronaca e quindi doppia Protect e Spittai. Va bene. Andiamo avanti. Il team sembra funzionare. Secondo match. Allora, ancora United States 1567. Araquanid, Charizard, Landorus, Tundurus, Yatran Lele. Beh, giocare Araquanid sotto sole non mi sembra proprio la miglior scelta possibile. Però dovremo fare in modo anche di fronteggiarlo. Allora, vi dirò, quello che più mi spaventa del suo, di team, è Tundurus. Non tanto per le paralisi, ma per le eventuali anche HP Ice sul Salamence, che potrebbe essere un crocevia abbastanza importante. Io leaderei di Lele e gli spaccherei in testa la mossa Z subito. Facciamo Lele. L'Elements, Mance lo proteggeremo, Tyter. Ed Excadrill. A questo turno io voglio portare anche Excadrill. Vediamo se anche qui ci beccano le doppie Protect. E le Sped Tie. Allora, Trainer Kayak. Beh, lui, insomma, deve aver visto i mondiali 2015. Gli devono essere rimasti particolarmente impressi. Allora, la cosa importante qua da capire è che la nostra Intimidate parte prima della sua, quindi il suo Landorus non è Scarf. E questo per noi è molto importante. Io andrei di mossa Z, Psico su Tundurus. E proteggiamo tranquillamente Salamence, sul quale potrebbe arrivarmi o Thunderwave o HP Ice. Allora, Lando se ne va e io non te l'ho menato. Eccolo lì. Lo avevamo detto fin dall'inizio. Ora, se quel Tundurus non è Sesh, lo salutiamo. Anche se, oddio, non so se il Calm 252, qualora quel Tundurus sia Calm, abbia qualche chance di reggere il roll di questo danno, non lo so. Direi di no. Quantomeno, non è caro. Buono. Noi su questo Lele abbiamo Taunt. Non possiamo fare grandi cose a Yatran. Ma grazie a Taunt, intanto possiamo impedirgli di mettere la Trick Room. Il sostituto. Yatran con Trick Room è famosissimo. Allora, io direi che è giunto il momento a questo punto di Mega Evolvere. E di sparare
Hypervoice, cosicché quell'Araquanid qualcosuccia gli facciamo. Io penso un 60-65 addirittura glielo faremo di Hypervoice. Quaranta solo? Ora, è vero che io non so come è usato questo Salamence. Magari è un Salamence fisico che ha giusto Hypervoice. Io di solito ho sempre fatto i Salamence speciali con giusto Double Edge. Qua nel frattempo non arriva la... Tanto il nostro avversario ci secca l'ele. Non arriva il sostituto, però una cosa importante l'abbiamo fatta. Abbiamo impedito a quell'arnese di proteggere e fare sostituto. Ora io prima di buttare voglio capire come è fatto questo Salamence. Infatti è un Salamence fisico. E allora io sono in grado con Double Edge, anche se sono a meno 1, penso di tirare giù quell'Araquanid. Oddio, però. Oddio, però. Allora, facciamo così, buttiamo Tyranitar. E facciamo Frana. E Double Edge. Non voglio fare Frana Hypervoice perché se quel Raquanid dovesse fare White Guard io praticamente perdo un turno. Allora, facciamo Frana, abbiamo detto, più Double Edge su Raquanid. E il fatto della mia Intimidate dovrebbe un po' anche compensare il gap fra difesa e difesa speciale di quell'Araquanid, però abbiamo visto va via. Double Edge, se lo prende l'Andurus a meno 2 va bene, ma comunque un danno te lo prendi, più ti prendi anche una frana, non sei Scarf, quindi dopo da Hypervoice probabilmente morirai, a meno che tu non sia Assault Vest, vediamo. Flash Cannon, attenzione, su Salamence, oh. Male, perché ora moriamo di Sand. Questa non me l'aspettavo. Questa è bruttina. Un PS. Abbiamo Excadrill dietro. Noi andiamo ancora di Frana. Più Hypervoice. Tanto quell'Andurus, se può, protegge. Quell'Iatran. Ok, non può, è Assault Vest, quindi reggerà questo Hypervoice. No, non lo regge per un soffio. In ogni caso, avrebbe preso la frana. Qualora avessimo colpito. Ok, non siamo messi male. Un flinch? No. Ora, se non ci prendi il burn... Guardiamo da un'altra parte, vediamo se guardando da un'altra parte non viene il burn. Buono. E ora abbiamo Excadrill pieno e tra l'altro Focus Sash. Allora andiamo ancora di Frana. Più io non voglio rischiare la White Guard davvero di quell'Araquanid, vado di Drill Run su Iatran. Mossa single target terra. Beh, Shuka Berrima. Te ne fai secondo me di poco. Come vedete il Sand è molto aggressivo, eh. Frane, Hypervoice, Double Edge, mossa Z Psico. Questo team vale. Buono. Possiamo dire di aver vinto al di là del flinch. Perché anche solo di Sand poi il nostro avversario sarebbe perito. E Iron Head. Ma il nostro avversario probabilmente forfetterà. Eccolo là. Buono, mi piace molto questo team. Mi piace molto e mi sa che me lo riporto nella prossima puntata di Time Travel. Sì, assolutamente. Ragazzi, io vi saluto oggi, di già, sì, di già. Perché sono un po' di tempi stretti oggi con gli impegni personali e qualora allungassi il video mi comporterebbe
dei tempi, non solo di lavorazione, ma di esportazione, di creazione dei file e di caricamento su YouTube, che si vanno a moltiplicare e quindi non riuscirei poi a fare uscire il video per oggi pomeriggio. Infatti ho girato proprio direttamente stamani mattina. Mentre se faccio il video insomma un pochino più corto si restringe un po' tutto e allora ce la faccio, mi perdonerete, ma insomma questa settimana anche con la live ho avuto molto tempo da dedicare al canale e poi devo anche stare dietro alle altre cose. In ogni caso questo team ve lo riporto perché sostanzialmente oggi ha fatto un 2 su 2, mi piace molto, è molto aggressivo, c'è Tyranitar, c'è Rotom, c'è Mega Salamence, insomma ha tutti gli ingredienti per poter fare bene e piacere. Mi raccomando, mi piace a questo video, è molto importante, anche se non sembra, che voi mettiate mi piace ai video per fargli salire nelle appunto classifiche di YouTube. Commentate cosa ne pensate di questo team, se vi è piaciuto più dell'altro, se questo metagame piano piano vi sta cominciando a piacere, se sperate che sia il prossimo VGC, e poi iscrivetevi al canale perché siamo vicinissimissimissimi ai 18.000 e quindi siamo anche vicini ai 20.000, e prima ci arriviamo e meglio è. Ciao a tutti, a presto, buon weekend.